Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Teletrading, sono Stefano Pisano di Trendy.biz. Dunque, oggi parliamo di Forex e in particolare vorrei fare un'analisi di un cross, l'euro contro la sterlina, che ci è stato richiesto da alcuni telespettatori. Ecco, quindi partiamo subito con il grafico. Allora, questo è un grafico degli ultimi 2 mesi di questo cross. In particolare ho utilizzato time frame orario, un grafico a candele con candele di 3 ore. Sono appunto rappresentati gli ultimi 3 mesi. Ecco, in particolare cosa vediamo? Vediamo una situazione di range, quindi siamo per l'euro sterlina siamo in una situazione di assenza di trend, in una situazione di lateralità con supporto in area 0,7425 circa e resistenza più o meno in area 74 e 76. Ecco, cosa si può dire di questo cross? Ecco, allora, come ho detto, siamo in una situazione di lateralità, per cui in questi casi, quando si ha una situazione di range, quali sono le strategie più opportune? Molto semplicemente si cerca di accumulare nell'area di supporto e di alleggerire man mano che ci si avvicina verso l'area di resistenza. Attenzione, cosa succede chiaramente in caso di violazione di quest'area? Chiaramente, qualora si acquisti nell'area di supporto e il supporto venga violato, chiaramente devono obbligatoriamente scattare gli stop. Quali sono le prospettive per tale cross? Ecco, allora, siamo appunto, come ho detto, in questo range, questa assenza di trend in questo momento, ma chiaramente prima o poi uscirà dal range questo cross. Ecco, qualora uscisse, i target che possiamo fissare sono più o meno, possiamo fissare un target in area 75,5 e 76, 0,76 come target rialzista, qualora venga violato al rialzo l'attuale range, mentre in caso di breakout ribassista, più o meno proiettiamo l'ampiezza di questo attuale range, possiamo individuare un target ribassista in area 73,5, 0,73,5. Ecco, dove sono le probabilità? Quindi è più probabile che venga violato al rialzo o al ribasso tale range. Ecco, le proiezioni, che tra l'altro utilizzo molto nella mia rubrica come supporto all'analisi tecnica. Ecco, in questo momento le proiezioni danno una probabilità più di ribasso ribassi più di, scusate, di breakout ribassista dell'attuale range. Ecco, ad ogni modo, cosa facciamo? Chiaramente, anche se ci sono delle proiezioni che indicano, attenzione, è più probabile che si rompa i 74,25 che i 74 e 75. Chiaramente noi agiamo come trend follower, quindi entriamo, usciamo al breakout del livello tecnico, per cui anche se abbiamo delle proiezioni, dei modelli, qualunque sia il quello che è l'algoritmo che sta sotto tali modelli, quello che guida la nostra operatività è sempre l'analisi tecnica, in particolare il breakout tecnico di livelli importanti. Ecco, per oggi è tutto. Se avete particolari richieste circa particolari cross forex da analizzare, potete inviarci una richiesta alla mail di Teletrading info@teletrading.tv. Per oggi è tutto, grazie e arrivederci.